e quindi mi hanno massacrato ben bene. Mi hanno subito spalancato le carceri, le porte del carcere speciale di massima sicurezza, dove andavano, diciamo così, tutti quelli che avevano sequestri di agenti, evasioni, quindi la maggior feccia, diciamo così, dal punto di vista civile che ci poteva essere. Per me no, perché all'epoca ero strutturato anch'io con quel cervello, quindi per me era, chi c'era? C'erano tutti i miei amici, da Valanzasca, Turatello, Marco Medda, penso a tutta l'elite, Curcio, Franceschini, Pelli e tutti gli altri brigatisti che c'erano, insomma. E quindi trovarsi nello speciale è un po' come ritrovarsi in famiglia. E anche lì però si stava meglio, io mi trovo meglio già nei carceri speciali rispetto al carcere normale, perché l'unico pensiero che mi ha portato avanti per 10 anni nelle carceri speciali è stato l'evasione. Una volta col plastico, una volta con le armi, una volta cercando di inventarci un pallone che volasse, però abbiamo sempre provato ad andare a casa. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no, e qualcuno ci ha lasciato le tende. Allora, quindi vediamo la lista. Allora, guarda, ho cominciato nel 68 per una serie di reati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9 reati. Allora, Ezio, una cosa non hai ancora raccontato, che però è ancora nella memoria di tutti, è il rapimento di Ciro Civillo. Ecco, il rapimento di Ciro Civillo è una delle storie che hanno sconvolto e delle più sporche che abbiamo avuto in Italia, che non è ancora mai stata risolta. Perché sporca? Sporca perché, a differenza di Moro, dove si è mobilitato, non si era mobilitato praticamente dalla classe politica nessuno, tranne Martinazzoli, i radicali, socialisti. E possibile altri 3-4 politici. In cambio poi alla fine di uno di noi, ammalato di leucemia, che era Pelli Maurizio, che poi muore dopo un mese di leucemia, e un compagno di Napoli che era seminfermo, buon amico, non si sono mossi e quindi viene fatto Moro. Per Ciro Civillo invece si mobilita tutto lo stato della DC, in prima fila, venuto poi alla luce in seguito, Gava e tanti altri, e la camorra di Raffaele Cutolo, e all'interno del carcere di Ascoli si ha una riunione addirittura dove entrano dei camorristi, che poi Casillo, che era ricercato per vari omicidi, Casillo, Bossi, che era uno come me di Torino, che fa parte dei NAP, tra cui io, Cutolo e altri, che vengono informati di informare la colonna napoletana di liberare Ciro Civillo in cambio di una somma di denaro. Ne parlarono i giornali di queste cose all'epoca? Sì, dopo, ne parlarono i giornali, però sì. La questione fu talmente, ancora tuttora, è talmente oscura che i giudici che hanno indagato su questa storia qua sono mai venuti a capo di nulla, perché tutte le persone coinvolte all'infuori di 3 o 4 sono decedute, chi misteriosamente, chi no, ma combinazione non ci sono più. Senti, una domanda che si fanno in molti, non so se tu puoi rispondere o meno, ma le Brigate Rosse, i NAR e tutti quei gruppi che portarono la lotta armata, poi il rapimento di Moro o altri delitti, ecco, erano tutti gruppi che si muovevano autonomamente in Italia, coordinati o meno, o c'era qualche intervento, qualche simpatia con delle nazioni d'area comunista? L'unica storia veramente che veniva fuori nell'area comunista era stata la 22 ottobre, che è stato il primo gruppo, prima delle Brigate Rosse, Mario Rossi, Augusto Viel, che fecero quell'omicidio in Lambretta a Genova. E fu dell'operaio, esattamente, Guido Rossa, fu ancora prima. Sì, mi ricordo che c'era la fotografia. Esattamente, che quello che era attaccato alla borsa. Che esattamente, esatto, la foto della sparavano. Lambretta. Sì, esattamente. Sì. E lì ci fu, e fu, venne fuori quella pista lì, che loro avevano fatto l'addestramento in campi paramilitari della Polonia o della Romania.
Ma poi dopo, io per esperienza diretta, per altre cose, tranne che ai vertici dell'organizzazione, quindi parlo di Moretti e di Curcio, non penso che sia le Brigate Rosse che noi dei NAP, soprattutto noi dei NAP, non siamo mai stati manovrati, coinvolti né da servizi segreti né da compagnia aperta. Non si può dire altrettanto invece per le storie non dei NAR. Dei NAR nascono, quindi parlo di Francesca Mambro, Cavallini e compagnia Bella, come gruppo autonomo, però se parliamo già di Tuti con Cutelli e il resto dietro la strage di Bologna, qualche contatto con i servizi segreti penso l'abbiano avuto.